Prima di tutto, ci sono 30 gradi e ho la felpa perché ho freddo non bene ragazzi, non bene. Oggi vi insegno una cosa che secondo me non userete mai nella vostra vita, però, come sempre, è bene saperlo. Oggi volevo spiegarvi questo video, che non è neanche un video nuovo tra l'altro, è un talk show che guardo a volte su YouTube. C'era questo attore Martin Freeman che ha fatto anche Sherlock, ha fatto Il Signore degli Anelli e poi c'era The Rock e c'era altra gente. Comunque, dopo ve lo faccio vedere. Stavano parlando di paure irrazionali e questo qua ha detto: ma io penso di avere una paura che secondo me però è razionale, non è irrazionale. Dice: ho paura di soffocare. Any rational fears in your life? Well, I think mine's rational. Choking. I think choking is a rational fear, isn't it? E gli hanno detto: ma scusa, ma la paura di soffocare ce l'hai sempre? Cioè, qualsiasi cosa tu stia mangiando hai la paura di soffocare, che ti rimanga qualcosa, cioè spiega. E lui dice: praticamente mi è successo più volte che mangiando quasi mi soffoco da solo. E due parole che volevo insegnarvi oggi, che lui ha detto, sono safe pipe and wrong pipe. As I understand it, if you can still breathe or talk, then it's in the safe pipe. Or cough or... Yes, yeah, then you're not going to die, but it feels very scary when you've got something lodged in your throat. That's happened to me a few times. E lui dice che se quando tu mangi qualcosa ti va di traverso, ti va nella safe pipe, cioè nel tubo sicuro, e comunque riesci a tossire, vuol dire che sei a posto, vuol dire che sì, qualcuno te lo deve togliere da lì, però non morirai, nel senso che riesci comunque a respirare, a tossire, ok? Se invece mangi qualcosa e ti va nella wrong pipe, lì non riesci neanche a tossire, non riesci a respirare, non riesci, proprio ti blocchi, ok? E lì hai pochissimo tempo da vivere, o qualcuno ti fa la... Heimlich maneuver, oppure sei fritto. Perché vi insegno questa cosa? Non ne ho idea del perché vi sto insegnando questa cosa, però stavo guardando questo video e ho detto: ma chissà se i ragazzi sanno cosa vuol dire choking, cosa vuol dire safe pipe, wrong pipe. Insomma, ho detto: glielo insegno, perché qua non si smette mai di imparare, cavolini. Non si smette mai di imparare. Allora, vi metto il video anche nelle storie, fate un swipe up nelle mie storie, vi andate a vedere il video completo, sono circa 3 minuti di video su YouTube. Vedete se capite tutto quanto, fatemelo sapere nei commenti. Se non capite una mazza, fatemelo sapere nei commenti. Se capite medio, fatemelo sapere nei commenti. Se capite, basta. Inoltre volevo dirvi che siamo quasi arrivati al traguardo di 100 video in 100 giorni. E niente, volevo solo dirvelo per ringraziarvi. Mi lasciate sempre commenti, mi lasciate sempre mi piace, mi guardate i video, mi supportate, eccetera, eccetera. Grazie mille, Butte. Grazie mille, Veci.